scusate se rimango seduto per una questione di praticità. Stamattina abbiamo, io dico, l'ennesimo dibattito politico. Io invito il Presidente e spero che questo sia l'ultimo dibattito politico, perché nella mia propria esperienza politica in provincia non ho mai visto un ordine del giorno con il primo punto e unico punto un dibattito politico. Io penso che siano dei dibattiti che potremmo fare benissimo tra le parti politiche, senza coinvolgere i cittadini quasi, interessa più le opere che facciamo che quello che diciamo. E molte volte ho sempre avuto allergia al dibattito politico, perché ho sempre avuto paura come voleva associare. Va a associare sui personalismi e va a associare su delle cose che ognuno dovrebbe tenersi in sé. Allora, questo era il mio punto sul dibattito politico. Però penso che oggi sia veramente utile e importante questo dibattito politico, perché naturalmente in un mese non è che non sia successo nulla, come può sembrare, ma successo delle cose importanti. Prima di tutto abbiamo una sede nuova giunta, direi, in cui i vecchi assessori sono stati tutti quanti riconfermati, a parte la dottoressa Valeria Esposito, alla quale va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, perché è stata veramente una professionista valida che ha dato un ottimo contributo alla città di Cattolica. C'è la nuova Magnoenzi dell'avvocato Sergio Marchetti, che prende posto al bilancio della dottoressa. Entro i consiglieri di Maezza e Fucci. Valeria è posto. Entro i consiglieri Valeriano e Fabio. Allora, dovete chiarire fin dall'inizio cosa è successo in questo mese. Dopo un evento di consigliatura, come una macchina, dopo diversi anni fa, motorato, fa un tagliando, così ho pensato di fare la giunta, perché la finzione aspettava qualche marcia era anticipata, i freni non vedevano più. Allora a questo punto c'è stato bisogno di una scossa che poter cambiare passo, come dicono le varie comunità, gli studi che facciano, e incominciare un percorso nuovo. Cominciare un percorso nuovo e in questo mese, oltre l'obiettivo di cominciare con un passo nuovo, un passo accelerato, è stata la mia premura contattare anche il Partito Democratico affinché si aprisse un nuovo colloquio dei faccia a faccia affinché si potesse aprire la maggioranza entro il consiglio di Cipollone e Biagio Luce. Si potesse aprire la maggioranza anche al Partito Democratico. Sono stati diversi incontri, sono stati diverse trattative, ma alla fine ho dovuto riscontrare un muro invalicabile che probabilmente si è cementato questo muro in questi 2 anni e mezzo e che probabilmente di politica c'ha ben poco, ma può essere dovuto questo muro invalicabile a problemi personali che sono troppi in questi 2 anni, non so se giustamente o ingiustamente. Quindi mi sono dovuto fermare, anche perché credo che un sindaco e una giunta comunale, quando va in consiglio comunale, deve avere una maggioranza ben precisa con dei numeri ben precisi. Non si può andare in consiglio comunale su degli atti importanti, come per esempio quando verrà tra poco il bilancio oppure qualche altro atto, andare a cercare la maggioranza e ricorrere 24 consiglieri comunali. Io mi sono adottato a questo gioco. Ho preferito ricombattare la mia maggioranza, la quale è stata sempre con me e solidale, anche dei comunicati che mi hanno espresso, che mi hanno inviato,
i quali confermano la propria fiducia nel sindaco e evidenziando la necessità di proseguire del cammino intrapreso, tenendo conto di quanti con realtà e applicazione hanno contribuito e sostenuto l'azione amministrativa e politica della maggioranza del sindaco e della giunta. Condividono altresì la necessità di avere un confronto con le forze politiche responsabili e in particolare con il Partito Democratico, potendo aggiungere in parte le azioni programmatiche fondamentali per la città. Quindi io vi ringrazio per questo incoraggiamento e per questo indirizzo, anche perché la politica, secondo me, è come lo sport. Nello sport non c'è lo one showman, ma è un gioco di squadra dove tante professionalità e tante persone giocano insieme. Quindi questo era quanto fatto. Naturalmente in questa fase particolarmente delicata che la nostra amministrazione ha attraversato, anzi impone di cicli di condizionata responsabilità di tutti i protagonisti dell'attività politica amministrativa comunale, sia in maggioranza che in minoranza. La riflessione di questi giorni appare agli occhi superficiale con una semplice perdita di tempo. È stato un necessario percorso di bilancio, chiarimento e valutazione delle attività sì più forte e del migliore di prosecuzione e bilancio dell'azione amministrativa, perché penso che in 2 anni e mezzo non è che abbiamo fatto tutto negativo, qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Ora non state a mano le cose negative insieme a quelle positive, poi avete potuto dare un peccato. La responsabilità di questa città verso i suoi cittadini, verso coloro che ci hanno dato fiducia all'ultima tornata elettorale, è stato l'unico riferimento che ho seguito in questi difficili giorni. È compito di un sindaco fare dei bilanci periodici, volgere uno sguardo a quanto fatto e verificare l'attuazione di quanto c'è ancora da fare. Come ho detto, ringrazio il sostegno della maggioranza che lo sta responsabilmente, la delicatezza del momento, che ha comportato con atti collegiali e personali, mirando a progetto e proseguire all'analisi serena e incondizionata. Questi comportamenti della maggioranza tutti infatti sono stati sostenuti volando questo doveroso e necessario esame di bilancio di metà mandato. Ringrazio al presidio costruttore per aver anche messo da parte ogni strumentale azione di critica, condannando a piedi il suo ruolo di forza di vigilanza ragionevole sulla sua dell'amministrazione. Anche adesso della maggioranza ho ricevuto pur nel rispetto dei reciproci ruoli ampio invito a questa analisi. Tuttavia, come già detto prezzo dei giorni scorsi, non possiamo non contestualizzare la vita amministrativa della nostra città dal momento politico, storico e istituzionale in cui tutti viviamo, che rende quanto mai necessario riaffermare che c'è il ruolo della centralità dei cittadini e delle loro problematiche al fine di individuare soluzioni rapide e durature. Alla mia maggioranza, alla mia nuova giunta, alla massima amministrativa di questo ente, chiedo non solo un forte senso di responsabilità, ma anche e soprattutto rispetto dei ruoli e dei compiti che ognuno ha nel rispetto della città. Ognuno sarà chiamato al proprio posto, come più di prima, forte della propria autonomia e della considerazione dell'ufficio del sindaco. In questa ottica ribadisco il ruolo centrale e fondamentale del Consiglio Comunale, cui si lavora con un proficuo lavoro di programmazione e a cui chiedo un impegno sempre maggiore. Sempre nell'ennesimo spirito d'opera esecutivo, la Giunta, fortemente connotata da professionalità e competenza, sarà posta al servizio dell'azione del Consiglio, in continuo contatto e sintonia con esso, e sul piano più specifico con i lavori e i deliberati delle commissioni consigliari. La ragione di parte in loro modo di contribuire allo sviluppo di un modello proficuo di azione, focato su punti programmatici forti, obiettivi da perseguire in tempi certi di realizzazione delle attività programmate. Solo così Casoli e la sua amministrazione potranno essere modello di trasparenza e di un quadro di gestione della cosa pubblica.
Detto ciò, credo che sia chiaro a tutti oramai che lo sia espresso nella comunicazione stampa e negli articoli pubblicati sui giornali. La discontinuità, come ho fatto riferimento, risiede nella consapevolezza dell'assunzione in capo al sindaco di ogni responsabilità politica a venire, di cui ho sentito forte richiamo da tutti voi consiglieri, rappresentanti del sentimento cittadino, dei cittadini. Richiamo giù da ogni forza politica e sociale, è un atto dovuto alla città e dai suoi rappresentanti. Quindi l'azione dell'amministrazione non va solo rilanciata, ma va accelerata. Importanti appuntamenti a tempo e risultati che arriveranno non saranno certo il mezzo di un uomo solo, come dicevo prima, ma di un'intera classe dirigente che ognuno di proprio voi contribuirà al loro raggiungimento. Bisogna alzare lo sguardo e rendersi conto che il duello oggi non è tra centro-sinistra e centro-destra, ma tra la politica sana e l'antipolitica. E Catoria non fa eccezione. C'è un'intera comunità che chiede arrivata alla classe politica di vivere un forte senso di cambiamento, di rinnovamento e di riaggregazione. Abbiamo il dovere di accogliere queste istanze e di volgere lo sguardo al futuro, sia quello prossimo che quello più lontano. Dobbiamo rimpostare dalle radici della nostra coalizione, comprendendo tutti gli errori che possono essere commessi, valorizzando i punti di unione e di coesione, analizzando e confrontandosi su quelli di critica. Bisogna ringraziare e coinvolgere tutte le forze che hanno sostenuto l'azione amministrativa in questa prima metà del mandato, dare adeguato rilievo a chi ha deciso responsabilmente di contribuire. Ciò non di meno, nella mia azione di riflessione di questi giorni trascorsi, ho provato a conciliare il processo di rinnovamento con la primaria necessità di dare alla città un governo stabile, coerente e propositivo. Credo che questa nuova giunta e un nuovo modello organizzativo che proporrò nei prossimi giorni rappresenterà una chiara risposta alla voglia di cambiamento che proviene dalla città e dal paese. Basta con serie di basi di forma, l'unico terreno su cui si deve continuare la nostra azione di governo deve essere quello programmato, di volta al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Quindi l'unica di fare una relazione adesso volta di progetti non attuabili, quello che mi preferisco è mettere in campo strategie organizzative per portare a termine alcuni punti di programma cari a tutti noi. Ad esempio, il primo certamente è quello della famosa ormai famigerata tecnica del review dello risparmio, che vedremo bene come fare, date i nostri bilanci. La zona ambiente sicuramente ci deve essere un risparmio, a giorni ci sarà un nuovo contratto che stipuleremo tra il comune e la zona ambiente. Continuare sulla riduzione della definitiva sinistra, cioè eliminare completamente gli enti passivi, rimangono ancora forse due o tre locali da liberare, ma che faremo al più presto. Proseguire e accelerare il più Europa, l'apertura dei cantieri dei lavori, di intervento dei progetti relativi ad esempio al centro storico, al Cicillo, all'isola ecologica, all'area mercato dei giardini e alle Tronini, al parco delle acque, la terra parete, alle curve delle periferie attraverso un sistema integrato di servizi. Partirà il programma di manutenzione stradale degli edifici scolastici, manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E una cosa che mi sento tutti i giorni, uno straordinario recupero della normalità, quello che chiedono tutti i cittadini. Le buche e i marciapiedi sembrano delle cose semplici, sembrano delle cose stupide, ma sono quelle che interessano ai cittadini. La pubblicazione di un progetto financing della progettazione, costruzione e gestione del parco cimiteriale di Catoria entro quest'anno, il programma di investimento per attrarre capitali privati nell'ottica neonata e zone franche urbane affinché possa essere volato il sviluppo di attività territoriale e conseguente occupazionale. Sino ad oggi abbiamo ricevuto ben 61 richieste per la zona franca urbana e si aggira verso una cifra sui 2 milioni di euro. Quindi è una cosa importantissima da poter portare a termine.
il recupero delle migliori attrezzature sportive da dedicare ai giovani e alle famiglie ecuatoriane, tra le quali lo Stato di San Mauro e il Padre Casoli. Ora direi un aspetto particolare che mi sta a cuore sono le fasce deboli. Gli ultimi che in questa amministrazione acquisiscono nuova centralità e attenzione. Alcune proposte sono come implementare i servizi domiciliari degli anziani a tutti i fare fronte alle molteplici richieste dei cittadini, consolidare i servizi per la disabilità, provvedendo per servizi domiciliari e anche servizi verso le scuole, assistenza specialistica minori diversamente altri. Avviare servizi per l'alimentazione e contestualmente garantire il sostegno alla genitorialità. Informatizzare le procedure di accesso ai servizi sociali e salute sanitaria, avviare un sistema di accreditamento delle strutture sociali del territorio, dare maggiori impulso ai servizi per il contrasto alle violenze sulle donne con il potenziamento di strutture e sportelli, incentivare i servizi a supporto dei risorsi degli utenti in carico ai servizi sociali con un task force che parte dall'ente e si realizza attraverso il volontariato o cooperazione sociale. Il punto che ho dimenticato è che di aumentare il prossimo bilancio i soldi per i segni conflitto. Voi non immaginate ogni giorno quanti sono, quante persone chiedono il segni conflitto e mentre abbiamo tanta cifra questi bambini che mangiano nelle scuole, che hanno fatto. C'è un servizio che dovremmo certamente coprire, perché i nostri bambini per scuole hanno soltanto il figlio. Dovremmo cercare di trovare dei soldi affinché il bambino abbia vinto, secondo, frutta e soprattutto. Oggi c'è veramente una richiesta enorme di questi di mamme, se voi la mattina venite davanti al comune, che piangono perché i loro bambini non hanno il primo. Vedono gli altri bambini mangiare, loro non possono mangiare. E questo sinceramente penso che tocca a tutti quanti noi, ognuno di noi, in base alle sue decisioni, si dare una mano affinché si aumenta il bilancio al settore. E molte volte mi guardo indietro e prendo tutto il tempo che a causa della politica ho tolto alle mie figlie, alla mia moglie, alla mia professione. E molte volte incontrando persone in strada mi fanno una domanda che mi spiace, una domanda che, alla quale sinceramente molte volte mi temo prima di rispondere. Dice, ma chi te l'ha fatto la bella domanda? Beh, naturalmente sono stati presi degli impegni quali intendo portare a termine fino alla fine. E mi dico ora, ve lo fa fare, perché scendendo in strada, vedendo i bambini, incontrando gli altri,